Una cinquantina di dipendenti, circa 4 milioni di fatturato, la LAM di Vigliano, da 40 anni nella meccanica di precisione, nasce su impulso di un ex tornitore, Amedeo Lugli, che riuscirà a smarcarsi in tempo dalla crisi del meccanotessile biellese. È un discorso di mentalità, quindi il fatto di avere già la mente flessibile mi ha permesso di adattarmi a qualsiasi situazione. Piccole e medie serie per le macchine utensili, l'aeronautica, l'imballaggio, componenti di precisione di tutti i materiali, dall'alluminio alla plastica, realizzati da personale specializzato che da qualche tempo viene formato in azienda attraverso il progetto Meccademy. Stiamo organizzando dei corsi specifici in azienda, ne abbiamo organizzati già in passato, adesso soprattutto sui sistemi 4.0, passo per passo, stiamo facendo dei corsi specifici. Un export del 60% costruito nel tempo, cercando sempre nuovi clienti che in questo momento, a causa del coronavirus, non è facile mantenere. Siamo riusciti ad ottenere un incontro con un cliente che aveva delle restrizioni e avrebbe potuto dirci di no, e ci siamo, diciamo, incontrati in gran segreto. Ci ha permesso di incontrarci a debita distanza, sì, esatto, e l'incontro è andato a buon fine, però è chiaro che è stato un incontro per certi versi surreale, clandestino.